Campagna di prevenzione azione, la provincia BAT può contare su nuovi defibrillatori per agire con tempestività ed efficacia. Quindi un applauso a coloro che hanno voluto, promosso. L'iniziativa è stata promossa dalla nostra sezione ANFI di Barletta, non è la prima volta perché già nel 2014, 15 e 16 la sezione ANFI ha portato avanti simili iniziative concernenti un settore che è quello del sociale, una forma di solidarietà che vede la Guardia di Finanza vicina alla comunità barlettana sotto questa forma, quella della solidarietà, quindi una fornitura di apparecchi medicali che possono servire ad aumentare il livello di qualità della vita in Barletta. È un modo, un messaggio trasversale che si nasconde in questa azione è quello di poter dire che si può servire il paese non necessariamente con una divisa, si può servire il paese sotto molteplici forme. L'iniziativa dei nostri giovanotti della sezione ANFI, quindi il nostro personale in quiescenza, vuole mirare proprio a realizzare questa cosa, quindi un'iniziativa finalizzata a donare attraverso il network SISAL un certo numero di defibrillatori al servizio della comunità. Sì, con una bella sinergia della città con la Guardia di Finanza. Sì, è sicuramente una bella sinergia perché è un elemento in più quello della solidarietà che si aggiunge a una presenza sul territorio particolarmente significativa e importante, quale quella della Guardia di Finanza, Esercito, con gli altri corpi e con le altre forze dell'ordine per la sicurezza del nostro territorio, per la legalità, tenendo conto delle attività anche economiche e sociali che si svolgono nella nostra città e soprattutto a tutela della convivenza civile. Un tassello in più in questo quadro che ci aiuta ad affrontare con maggiore fiducia. Comandante, è una bella iniziativa che rafforza il rapporto della Guardia di Finanza con la città. Assolutamente, il gruppo della Guardia di Finanza di Barletta con poi le componenti degli altri reparti della provincia BAT è assolutamente presente. Questa è un'iniziativa che pubblichiamo, che divulghiamo stasera a favore di alcune strutture, ma per pari con donazioni fatte a istituti scolastici o anche a istituti religiosi. Vi ricordo la stessa operazione che abbiamo fatto con la nostra cattedrale, con Santo Sepolcro. Il messaggio del giorno è che si può essere solidali e si può servire la comunità non solo indossando una divisa. Ognuno di voi, con un semplice gesto rivolto verso le persone deboli, verso i bisognosi, coloro che chiedono aiuto, possono contribuire a migliorare la nostra comunità. Ed è quello che la Guardia di Finanza, unitamente agli enti civili del comune di Barletta, vuole fare nella giornata odierna. Questo è il messaggio. Quali sono i valori della cittadinanza? Adesso generale, sono i valori della convivenza, sono i valori della sicurezza, sono i valori del lavoro, sono i valori del futuro, quindi che aspetteranno poi a voi giovani coltivare, perché da incontri come questo possono essere digitalizzati. Sono un testimone, durante un corso in casa da un corridore all'altro, in questo caso da una forza dell'ordine pubblico a una istituzione e ai cittadini che sono poi della comunità civile. Noi in maniera giornalistica riusciamo ad arrivare nelle case delle persone e al cuore delle persone. Per quanto riguarda poi i ragazzi che vogliono avvicinarsi all'attività giornalistica è bellissimo e per quanto mi riguarda è quello che io volevo fare da piccola, effettivamente lo faccio, però bisogna rinunciare a tantissime cose.